Buonasera a tutti, sono il segretario dell'Unione Comunale di Sesto Fiorentino, prometto non parlerò 5 minuti, se no potevo restare a Firenze, quindi cercherò di stare in 4.59. Lunedì prossimo finisce la festa democratica di Sesto Fiorentino, una festa molto lunga, è cominciata il 25 di maggio, in cui oltre allo sforzo di tutti i volontari abbiamo potuto toccare con mano come la crisi morde anche in zone benestanti come le nostre. Vi faccio due esempi, possono sembrare scemi, ma l'avrete provato sicuramente ognuno di voi e lo proverete forse chi nelle prossime settimane farà le feste. Mai così tante pizze margherite. Da anni non avevamo più i premi alimentari alla nostra pesca. L'abbiamo dedicata quest'anno, con l'aiuto del Partito regionale, al tema del lavoro. La Piana Fiorentina è un territorio in cui sono presenti 14.000 aziende, alcune hanno anche grandi prospettive, altre vivono crisi importanti, piccoli o grandi che siano, e anche qui ricordo la Riccia Arginori, la fabbrica più famosa del nostro territorio, che vive momenti di grande incertezza. Ieri sera, nella nostra festa, abbiamo presentato il comitato per Bersani Presidente. Il tema non è chi vince le primarie, né chi vince le elezioni, non particolari, non trascurabili, ma chi può riscattare il nostro Paese e può farlo in Europa. E allora per questo abbiamo pensato e pensiamo che sia importante la mobilitazione sul territorio, anche intorno a questa campagna, che partirà anche in altre feste dei nostri territori nelle prossime settimane, perché non c'è bisogno di nessuna tifoseria, di nessuna di nessun fan club di leader sfavillanti, ma abbiamo bisogno di un luogo, di tanti luoghi aperti per far rinascere nel Paese, anche rispetto ai dati sull'astensionismo che ci venivano dati prima, l'attenzione al dibattito politico, all'orizzonte che vogliamo dare all'Italia. Abbiamo bisogno, e per questo abbiamo costituito ieri il Comitato, di un progetto collettivo verso il futuro. In un'Europa in cui, se mi permettete, se il modello sociale è finito o no, lo decidiamo noi. E noi in questo cammino dovremo porci nei confronti di chi ci viene a ascoltare, e lo farà sicuramente inizialmente con diffidenza. Ieri sera alcuni si sono avvicinati perché avevano capito che c'era Bersani, e quindi alcuni li abbiamo ingannati e sono rimasti a sentirci lo stesso. Sì, perché avevamo scritto grande sul manifesto, ha funzionato benissimo. Allora, e noi dovremmo fare questo percorso. Però non è che te la sei cavata, ora devi venire davvero. Ecco. Senza paura di discutere dei temi, senza paura di mettersi in discussione, di rivederli, di correggere la rotta. Noi non abbiamo paura di discutere di ambiente, non abbiamo paura di discutere di rifiuti, non abbiamo paura di discutere di consumo del territorio e d'urbanistica, perché abbiamo l'esperienza delle nostre amministrazioni, abbiamo le carte in regola per discutere con la schiena dritta del futuro del nostro Paese. E questa apertura nella fermezza dei valori che sono del Partito Democratico, noi ce l'aspettiamo, caro segretario, soprattutto da te. Sarà dura perché l'Italia ha le ossa rotte, la crisi ci ha esasperato. Te all'Assemblea degli amministratori locali dicesti che dobbiamo spendere l'ultimo euro che ci resta per sostegno ai più deboli, non solo perché è giusto, ma perché su questo saremmo inattaccabili. Io non lo so se è ancora così. Io non lo so se anche la nostra gente continua a batterci le mani, se spendiamo l'ultimo euro per chi riteniamo essere più debole, oppure se non vorrebbe sempre che fosse speso per lui stesso. Siamo l'un contro l'altro armati, il dato del rapporto debito-credito nei confronti del Paese che veniva fuori prima, penso che lo ritragga con una certa incisività. E in questa guerra fra poveri c'è l'attacco a chi rappresenta la politica. Ci dobbiamo difendere per i 10 euro lordi orari che prendiamo per i nostri consigli comunali. Pubblichiamo i 7,30 dei nostri amministratori, pubblichiamo i bilanci del partito, ma la domanda che ci sottostà è sempre: chissà quanti sono quelli fuori. E allora in questo attacco abbiamo visto abolire, lo dico per inciso,
Nella discussione per il taglio ai costi della politica abbiamo visto togliere, senza colpo ferire, neanche da parte del nostro partito, i permessi ai consiglieri comunali. E senza questo, in questo clima, anche senza queste piccole cose, il rinnovamento sarà più difficile. Il rinnovamento quello vero, di persone che per passione e liberamente intraprendono la strada della politica. In Toscana, che se ne dica, sono stati eletti nell'ultimo congresso 13 segretari metropolitani, di cui 8 sotto i 35 anni. L'Unione Metropolitana Fiorentina ha eletto 32 segretari con una media di 42 anni e di questi 32, 14 sono donne. Il rinnovamento c'è nel nostro partito, ma come sempre fa più rumore un albero che casca di una foresta che cresce, ma noi abbiamo l'ambizione di essere la foresta. Il rinnovamento è necessario non solo perché ormai è diventato un po' un mantra quasi fastidioso. È necessario per cogliere e interpretare cose e pensieri nuovi delle società che governiamo. Io penso che non si possa parlare di precariato se non si sa cosa vuol dire ricevere la notizia che non ti viene rinnovato il contratto dopo una settimana che hai comprato casa. E non penso che si possa poter ragionare con cognizione di causa, l'intervento che mi precedeva prima, di nuovi cittadini e di diritti di cittadinanza nel nostro paese, se non si sa cosa vuol dire, e io non lo so, le ore interminabili, umilianti, nelle questure per il rinnovo del permesso di soggiorno. Io penso che il Partito Democratico abbia in sé tutte queste potenzialità, perché siamo un partito di popolo e questa sala sicuramente lo rappresenta. La nostra forza viene appunto dal saper stare nelle passioni, nei timori, nelle paure, nelle grandi potenzialità delle città che aspiriamo a governare, e che aspiriamo a governare anche prendendo atto che il mondo non è più quello che magari ci piacerebbe o quello che abbiamo conosciuto, e ci mettiamo in discussione trovando forme nuove a partire dai governi locali per continuare a tenere alte le parole d'ordine del nostro partito. Continuiamo a trovare il sistema per garantire diritti, uguaglianza, servizi, lavoro, anche con il patto di stabilità, anche con le norme che bloccano le assunzioni e con tutta una serie di altri cavilli di cui tutti noi siamo benissimo a conoscenza. Ma noi facciamo del nostro meglio per il nostro quartiere, nel nostro comune, facciamo del nostro meglio avendo in testa l'Italia e l'Europa, quella che c'è e soprattutto quella che vorremmo. Quando voi pensate all'Italia e all'Europa, ricordatevi anche di noi sui nostri territori. Grazie e buon lavoro a tutti.